Possiamo dire finalmente conclusa la tappa che oggi comunque è stata una giornata migliore sicuramente rispetto a quella di ieri, ma non che ci volesse molto, vabbè. Ironia, insomma, scherzi a parte, ben ritornati, o meglio, ben trovati in questo nuovo video e ben ritornati sul canale. Tappa numero 6 del Giro d'Italia, da Napoli a Napoli, praticamente si circumnaviga, se così possiamo dire, il Vesuvio, in poche parole, poi si arriva insomma al valico del Chiunzi, lì la zona insomma della Cosera Amalfitana, vabbè, cioè che ve lo dico a fare, delle immagini veramente uniche al mondo, direi, uniche al mondo, un qualcosa di spettacolare, cioè mettono i brividi certe immagini, ve lo giuro, almeno nel mio caso, e quindi poi si ritorna insomma a lungo, diciamo, verso Napoli, insomma, si passa nella zona di Portici, Ercolano, insomma, tutte quelle parti, tutte, insomma, quelle zone lì. Non conosco bene Napoli, ci mancherebbe, però così ho intravisto. E si ritorna quindi sul, se non erro, lungomare Caracciolo, insomma, dove si arrivò del resto anche lo scorso anno. Non vorrei aver detto una stupidaggine, però, insomma, dovrebbe essere quello. Fatto sta, una tappa, insomma, che presentava delle insidie a livello comunque a livello altimetrico, 2 GPM, il valico del Chiunzi di seconda categoria, quindi fino ad ora GPM di seconda categoria sono le salite più difficili che sono state affrontate in questo Giro d'Italia, ma questo, diciamo così, primato verrà battuto, no? Verrà superato domani perché si arriverà a Campo Imperatore, salita di prima categoria. Ovviamente, però dicevo, valico del Chiunzi di seconda categoria e poi successivamente Picco Sant'Angelo di terza categoria, insomma, zona anche questa molto panoramica e veramente stupenda. Insomma, però sali scendi, ma non è tanto l'altimetria, quanto comunque che nella prima parte di tappa c'era sì del maltempo, per fortuna non ai livelli di ieri, si temeva comunque, no, in caso di maltempo veramente tosto da affrontare, soprattutto la discesa del valico del Chiunzi, ma non solo, perché a livello planimetrico questa tappa comunque, quindi parliamo di tornanti, eccetera, eccetera, curve, insomma, lasciava spazio a poche disattenzioni e a pochi errori, veramente, cioè la pianura, diciamo, solo nella parte finale di tappa, poi io me ne sono perso anche un pezzo di tappa perché, ahimè, dentista, controllo dal dentista, però vabbè. Non vi ammorbo con queste cose, però insomma mi è sembrato che la maggior parte dei dritti, insomma dei rettilini, se così li vogliamo chiamare, sono stati insomma nella parte finale di tappa. Però quindi anche a livello planimetrico, insomma, assolutamente non da sottovalutare, anzi, più difficile a livello planimetrico che altimetrico, secondo il mio punto di vista. Però vabbè, che succede? Vanno in fuga in 5, tra cui appunto Simon Clark e Alessandro De Marchi, perché cito questi due? Perché sono quelli che rimarranno fino praticamente a 250 metri dal traguardo in testa alla corsa. Sono due corridori esperti, due passisti esperti, e io, cioè, io non me l'aspettavo, io pensavo arrivassero, vi dico la verità, a quel punto, cioè non me l'aspettavo che, ok, la stanchezza, ok, un po' sulle gambe, però mi aspettavo magari che tirassero per altri 200 metri, nel senso che continuavano comunque, no? A darsi i cambi. Invece si sono iniziati a studiare un po' troppo presto. Si sono girati troppe volte a controllare, ok, ce la faranno a recuperarci o no? Ce la faranno o no? Ce la faranno o no? Alla fine erano troppo vicini ed era troppo tardi. Le energie scarseggiano, quindi ok, col senno di poi. E ok, che comunque è sempre più facile parlare da casa che piuttosto, insomma, tra l'altro stanno mostrando adesso le immagini, insomma, di Campo Imperatore qui in Abruzzo. Un bel po' di neve, no? A bordo strada, però vabbè, strada pulitissima. Domani, tra l'altro, potrebbe esserci anche qualche fiocco di neve, temperatura invernale fra 0 e 2-3 gradi, quindi non da sottovalutare assolutamente, però. Dicevo, De Marchi e Clark, io pensavo arrivassero e hanno sbagliato comunque lì, hanno sbagliato troppo presto, si sono, tra virgolette, fermati e studiati, troppo presto. Però, ripeto,
È sempre facile parlare da qui, poi devi essere lì in corsa, cioè lì si tratta veramente di 50 metri in più, in meno, insomma, di attimi quasi, no? Quindi sempre facile giudicare da qui. Però comunque complimenti alla tappa che hanno fatto, certo saranno ovviamente al momento più delusi che altro, abbiamo visto anche De Marchi un po' così, un po' rassegnato, sconsolato, però vabbè. Fatto sta, quindi questi 5 uomini in fuga, i 2 GPM e anche i traguardi volanti ovviamente che vengono affrontati. Ho parlato, insomma, all'inizio del video della bellezza della tappa. Si arriva quindi agli ultimi chilometri. Prima 45 secondi a 5 km circa, poi pian piano diminuisce. Io stavo facendo il conto, dovevano recuperare ad un certo punto il gruppo, no? Che sbaglia quindi i tempi. Quindi si fosse fatto fregare, insomma, non sarebbe stata anche una bella figura, però queste cose ogni tanto capitano, anzi, ultimamente sempre più spesso, sì, ho questa impressione. Però vabbè, ad un certo punto doveva recuperare comunque il gruppo circa un secondo ogni 100 metri, ogni centinaio di metri. Non lo stava facendo, cioè c'era uno scarto di 300-400 metri e li hanno ripresi appunto perché si sono studiati troppo presto i due davanti. Troppo presto. Peccato veramente. Però insomma, parte questa volata, il primo ad aprire le danze, insomma, cioè colui che apre le danze, è Gaviria che, avendo perso comunque anche negli ultimi tempi, no, un po' di velocità di punta, cioè nella volata pura, non è nemmeno troppo nuovo, no, a queste azioni, così ad anticipare, partire lungo, però alla fine veramente gli ultimi 75 metri non ne aveva più, cioè era scoppiato. Dietro gli altri partono, insomma, partono un po' più tardi. Milan, Pedersen, direi che se la merita perché è quello che ha comunque impostato meglio la volata, è uno al quale, insomma, mancava la vittoria al Giro d'Italia. Ora può dire di essere stato comunque campione del mondo e di aver vinto almeno una tappa in tutti e tre i grandi giri, quindi assolutamente non male e non da sottovalutare la questione. Jonathan Milan, secondo posto. E cioè, che dire, questo, prima partecipazione al Giro d'Italia, una vittoria alla seconda tappa, quindi alla prima chance che ha avuto, e due secondi posti, insomma, niente male. Magari stilisticamente avrà qualcosa da rivedere, insomma, essendo così alto, avete visto, un po' scattoso, butta giù tanta potenza, insomma, però un po' troppo scattoso mi sembra, ma magari, cioè, sarà proprio il modo suo, no? Di fare le volate. Però, prima partecipazione, una vittoria e due secondi posti, cioè valutatela voi la cosa, cioè che vi devo dire? Per me assolutamente super positiva tutta la situazione Milan, diciamo così, il suo Giro d'Italia e niente male, niente male. E penso che valga anche per voi questo. Quindi, primo Pedersen, secondo Jonathan Milan, terzo Pascal Ackermann, comunque sale sul podio, diciamo così, quarto il vincitore di ieri, Caden Groves, quinto Gaviria, sesto me, che quindi, cioè, Gaviria praticamente in 75 metri, rimontato da quattro ciclisti, quattro velocisti. Sesto Matthews. La Jaico ovviamente aveva la doppia carta da giocarsi, cioè qualora non fosse arrivato De Marchi a giocarsi, insomma, la vittoria con Clark, ecco che parte Matthews. Alla fine i più delusi saranno sicuramente loro, perché comunque sì, ok, bruciata la carta De Marchi, poi Matthews comunque arriva in sesta posizione, però ovviamente non è sempre domenica, usiamo questo termine. Settimo Albanese, altro piazzamento nei 10, però comunque siamo sicuri che vorrebbe qualcosa di più. Ottavo Mayrhofer, uno dei due velocisti assieme a Dainese, no, della DSM. Nono Rota, decimo Velasco e via via tutti quanti gli altri. C'è stato anche qualche problemino meccanico, Roglic che poi viene riportato in gruppo, quindi insomma delle giornate, cioè anche queste tappe vedete abbastanza nervose e soprattutto faticose mentalmente, no? Per certi atleti. Abbiamo visto ieri caduta e Roglic si stacca. Oggi un'altra volta e poi rientra. Insomma, Geraint Thomas anche nel finale, comunque problema, salto di catena. Quindi assolutamente non facili, non facili queste tappe per via del maltempo e per via di tutte queste cose qui. Ieri soprattutto abbiamo visto, no? Le cadute. Classifica generale sempre uguale, quindi Andreas Leknessund primo con Evenepoel secondo a 28 secondi, Pare Pent a 30, Almeida a 1 minuto, Roglic a 1,12,
Sesto, Geraint Thomas a 1,26, poi Vlasov sempre a 1,26, Skuins, Geoghegan Hart a 1,30 e vediamo domani la Ineos come si comporterà. Domani la squadra farà veramente una gran bella differenza. E quindi anche sotto questo punto di vista vediamo come reagirà Evenepoel. Ovviamente abbiamo visto la Quick Step inferiore rispetto alle squadre, insomma, soprattutto alla Ineos, no? Alle squadre comunque di altri big, quindi vediamo cosa accadrà. Ah, vabbè, non ho detto il chilometraggio della tappa di oggi. 162 km, la tappa di domani da Capua a Campo Imperatore, 218 km, praticamente quasi 4.000 metri di dislivello. Cioè, abbiamo la salita, vabbè, di Rocca Raso nella prima parte di tappa, quindi poi insomma una lunga discesa verso Bussi e da lì iniziano insomma le danze, si sale verso Calascio, poi si inizia ad affrontare Santo Stefano di Sessanio, la piana di Campo Imperatore e si giunge quindi a Campo Imperatore. Come dimenticare insomma Marco Pantani nel 99, che roba ragazzi, che roba. Io ci sono stato nel 2018 a Campo Imperatore, ovviamente l'ultima volta che sono arrivati lì. Non ricordo nemmeno chi vinse, sinceramente. Simon Yates, forse, oddio, potrei. Vabbè, ho un buco di memoria, però fu il giro in cui poi ci fu il ribaltone finale, insomma, con Chris Froome, no? Colle delle finestre, quel tappone lì in cui fece veramente il devasto Froome e fui veramente contento per quello che fece. Quindi si torna a Campo Imperatore. Che dire? Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Viva il Giro d'Italia, al prossimo video!